Abbiamo ripreso un cantiere, un'opera che era rimasta bloccata e che sarebbe diventata una delle tante incompiute. Stiamo impegnando 3 milioni e 2 circa, 4 milioni e 2, poi c'è un altro blocco di lavori per un paio di milioni ancora. Si tratta di interventi essenziali per dotare la struttura policlinico di nuovi posti letto in terapia intensiva, la riqualificazione del blocco di chirurgia d'urgenza, tutte opere di cui la città e non solo la città di Palermo hanno grande bisogno. Penso che a giugno ci siamo dati appuntamento con il 30 rettore giugno. per la inaugurazione, perché nel frattempo il cantiere va avanti velocemente. E questo vale anche per tutti gli altri 22 interventi in altrettante strutture ospedaliere dell'isola.